Buongiorno e benvenuti a tutti. Buongiorno. Allora, a nome della società di mutuo soccorso di Carte che qui rappresento, è il mio primo dovere dare il benvenuto al dottor Gerardo Colombo, scrittore. Scrittore, magistrato ed oggi famoso per le sue competenze che tiene in tutta Italia in favore delle giovani generazioni. E noi abbiamo pensato che era opportuno e giusto che anche i giovani di Cardi ascoltassero la sua parola. E questa premiazione, questa è venuta in concomitanza con la premiazione della borsa di studio degli studenti della scuola Ippolito Mieo. Intanto voglio ringraziare, chiedere da dare un saluto al sindaco di Capri, al professor De Martino, alla dottoressa Anna Maria Poniello, e ringrazio tutti voi per la vostra presenza. Passo la parola alla dottoressa Paola Mazzini. Allora, buongiorno a tutti, anch'io intendo insomma ringraziare voi tutti della presenza e della testimonianza che avete portato qui, ma soprattutto associarmi alle parole che ha appena pronunciato il nostro presidente Gino Ragozzino, parole di ringraziamento per il dottor Gerardo Colombo, che non sono parole retoriche, ma con un sincero insomma, apprezzamento noi vogliamo dare il nostro ringraziamento per la sua presenza. L'iniziativa di oggi, io spenderò soltanto poche parole perché la giornata è dedicata all'intervento del dottor Colombo ed è dedicata ai nostri giovani delle scuole medie dell'isola. Saranno loro i protagonisti della giornata e quindi cercherò di sottrarvi il meno tempo possibile. Tuttavia voglio innanzitutto dare il senso diciamo, dell'incontro di oggi. Intanto l'iniziativa di oggi si inserisce nel solco di una serie di iniziative che la società operaia, richiamandosi ai suoi valori fondativi, propone da diversi anni. E sono iniziative che sono rivolte ai giovani studenti dell'isola e sono rivolte, nel caso specifico, ai ragazzi delle terze medie. Attraverso queste iniziative il nostro obiettivo qual è? È quello di rivitalizzare la memoria storica, quella memoria storica che ha determinato l'istituzione della società operaia ormai più di 130 anni fa a Carri, e al tempo stesso rivitalizzarne il senso e la funzione. Rivolgersi agli studenti delle scuole medie è un po' come passare loro il testimone di un'esperienza, il testimone di una testimonianza che nel corso degli anni, in maniera molto umile e silenziosa, la società operaia ha rappresentato per quest'isola. Perché i ragazzi? Perché riteniamo che appunto i ragazzi siano coloro che guardano al futuro. Queste iniziative sostanzialmente ruotano attorno a che cosa? Alla declinazione in chiave moderna dei valori fondativi non soltanto della società operaia, ma i valori fondativi dello stare insieme in una comunità. Nel corso degli anni ai nostri ragazzi abbiamo proposto approfondimenti legati ora alla parola solidarietà, ora alla parola unità, ora alla parola uguaglianza. Quest'anno ci siamo occupati di diritti sociali, ma ci siamo anche occupati di legalità. E l'incontro di oggi sulla legalità rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha preso avvio all'inizio diciamo qualche mese fa. Grazie anche al supporto fondamentale, io in questa sede voglio appunto cogliere l'occasione per ringraziarle, grazie al supporto fondamentale anche dei docenti delle scuole medie che ci sollecitano e che ci danno forza di andare avanti in questa direzione. Queste iniziative ogni anno ci permettono di fare umilmente a noi della società operaia la nostra parte nel percorso formativo delle giovani generazioni, unitamente a chi molto meglio di noi lo fa, penso alla famiglia, penso appunto alla scuola, penso alle istituzioni, penso alla Chiesa, penso a tutti coloro che sostanzialmente e quotidianamente portano la propria testimonianza. Perché la legalità? Beh, più si parla di legalità e meglio è, non è mai abbastanza parlare di legalità.
Nel mio piccolissimo ho talvolta la sensazione che dietro la parola di legalità si confondano tanti significati, talvolta anche molto spesso in contraddizione tra di loro. C'è chi, come dire, invoca la legalità quasi a farsi paladino per la sua difesa, e poi con i comportamenti quotidiani, con le decisioni, con le dichiarazioni che rende, talvolta se ne discosta platealmente. Chi invece vive rispetto con le delle regole con una sorta, quasi potremmo dire, di fastidio, con un appesantimento delle decisioni in nome di un pragmatismo che molto spesso giustifica tutto in nome di tutto. E chi invece del rispetto della legalità ne ha fatto una missione di vita, e ne ha fatto una missione di vita tanto da portata a sacrificare la propria sfera personale, la propria sfera professionale, nonché anche quella lavorativa, e talvolta, ricordiamo, non devo essere io a ricordarlo, quanti servitori dello Stato, quanti cittadini comuni, in nome della legalità, hanno anche messo a disposizione la propria vita. Io non mi dilungo più di tanto, voglio soltanto dire due cose. La prima, che lo scopo di oggi di questa iniziativa intanto è quella di offrire ai nostri studenti un esempio credibile, è la testimonianza del dottor Colombo, e non è per piaggeria, insomma, è una testimonianza credibile di cosa significa il rispetto delle regole. E per la comunità tutta, a partire da noi, e anche rappresenta una testimonianza di che cosa significa l'abnegazione, la dedizione alle istituzioni e il rispetto delle stesse. Io nei giorni scorsi mi sono riavvicinata a un libro che comprai ai tempi dell'università, ero fresca di studi alla facoltà di giurisprudenza, e insieme ai miei coetanei, vedo anche una mia coetanea che ha vissuto gli stessi, la saluto, Rita Federico, che insieme a me ha vissuto quegli anni, eravamo giovani studenti universitari, abbiamo vissuto a pieno, come dire, da osservatori, il periodo di Tangentopoli, ma sono stati anche gli anni delle stragi di Via D'Amelio, di Capaci e Via D'Amelio. In quegli anni io ero, appunto, dicevo, fresca di studi, e mi imbattei in questo libro, Gherardo Colombo, Il vizio della memoria. L'ho ripreso in questi giorni con la curiosità di chi si riavvicina a un testo dopo tanti anni e cerca di riscoprirne il senso, il significato, di ritornare anche sui propri passi. All'epoca noi, appunto, sedevamo tra i banchi dell'università, e queste, quanto noi apprendevamo dai telegiornali, dai mass media, era per noi un motivo anche di, come dire, uno stimolo forte ad andare avanti, a credere in qualche cosa. Io sono ritornata, se mi permette di dire, su alcune battute che all'epoca sottolineai e che mi sono ritrovata a leggere, quindi già avevano avuto un significato per me. Il dottor Colombo si raccontava in questo libro, e nel raccontarsi a un certo punto spiegava anche il senso di queste inchieste, come avevano rappresentato queste inchieste per lui, ma cosa avrebbe rappresentato un aiuto più complessivo queste inchieste al fine di dare un senso a questa attività. E a un certo punto scriveva la continuazione delle indagini, la loro incentivazione nelle sedi giudiziarie meno sensibili, l'introduzione di strumenti che le rendono più veloci sono solo il presupposto perché altrove si faccia quel che è necessario. Cioè, dice, non basta soltanto la nostra attività. Dove si deve fare quel che è necessario? Nella scuola e nella vita, per recuperare il senso della legalità, il senso vero, espressione dell'intimo più profondo, il senso secondo il quale i comportamenti si tengono non perché esiste una legge che li impone o li vieta. Nelle istituzioni, nella pubblica amministrazione, per indurre l'idea che la pubblica funzione, sia essa politica o amministrativa, va esercitata come servizio per altri e non come privilegio per sé, per il partito o gli amici, e per impedire che chi si ostina a informare la propria condotta al sistema della corruzione possa raggiungere facilmente i suoi scopi. Io credo che niente meglio di queste parole abbia ancora oggi un grande significato e una grande attualità. E niente meglio di queste parole può aiutarci a capire il senso di questo incontro di oggi e la funzione che sostanzialmente vogliamo mettere, il senso che vogliamo dare all'iniziativa di oggi. Mi congedo perché, appunto, l'appuntamento sarà finito. E l'ultima cosa per dire questo, che la giornata si snoderà in due fasi. Quella più significativa, più importante, vedrà, appunto, come protagonisti tutto il Colombo e gli studenti, parlare di legalità e dialogare sulla legalità. Poi, una seconda parte, ci sarà la premiazione
degli studenti delle scuole medie, delle terze medie, che sono stati chiamati a fare una prova sui diritti sociali e tutti li abbiamo considerati meritevoli di attenzione. Ad alcuni che ci hanno emozionato un po' di più riconosceremo anche un qualcosina in più. Ma ci tengo a sottolineare sin da subito che la partecipazione è stato un momento importante prima per noi e spero che nel nostro piccolissimo siamo riusciti anche noi a dare una goccia insomma in questo modo. Grazie e buon buongiorno. Buongiorno. Bene. Loro sono degli invocati. Ah sì? Ah, voi siete. Ma loro, chi è che è invocato? Cioè, chi non è del medico? No, perché loro che sono tutti amici. Loro sì. No, beh, beh. Non sono studenti cresciuti delle scuole medie. Allora, vabbè, mi sembrava che avessero troppa barba. Troppa barba e troppi baffi per essere delle. Voi invece, voi siete del medico. Quindi come sta? State bene? No, volevo sapere, fino a che ora state qua? Fino alle 2.20. Fino alle 2.20. Fino alle 2.20 qui? Sì. Cioè, perché avete una verifica da fare, volete stare qua? No, no, no. Avete matematica e quindi... Sì. No, potremmo stare qui fino all'inizio degli esami. Ma sì. Anzi, anche fino a dopo. No, era per sapere più o meno come organizzarci col tempo, no? Quando finisce il matematico? E quindi finisce ancora qui? È 11.20. Cioè, mi sembra un po' un merito. 12.20. No. C'è qualcuno che sa fino a che ora... Fino a che ora sia? Cioè, vabbè, veramente anche fino alle 2, io sì. Allora, vabbè, andiamo avanti a ruota libera per quando... Ma se parlo senza microfono, mi sentite? Sì! Ti ha detto no? Serve a lei. Peccato. Mi dà fastidio avere in mano il microfono. Dai, allora cominciamo. State bene, mi avete detto, nonostante che abbiate l'esame. Siete tutti di terza? No. Chi è di seconda? Oh, siete più abbassate pure la mano, chi è di terza invece? Cioè, avete alzato la qualcuno, ha alzato la mano. Ancora non sa se è in seconda o in terza. Nonostante che siamo già in alto. No, perché quelli di terza, dalle facce non sembrano un po' sbagliati. Non so. Qui promuovono tutti, a capo promuovono tutti per cercare di prendere. Quando farei degli esami sarà bellissimo, sarà una vera fatica andare a scuola. Cominciamo, partiamo in legalità, giusto? Possiamo leggere. Luca, mi dici cosa vuol dire la parola legalità? Cosa vuol dire legalità? Legalità! Che cosa significa? Mi date una definizione, qualcuno, Luca, che è qui in una posizione che ci si imbatte in lui quasi necessariamente, o qualcun altro, cosa vuol dire legalità? Okay. Facciamo, cambiamo una regola, quando uno vuole parlare alza la mano, che così evitiamo che magari si parli di più, nessuno vuole parlare. E come faccio a portare il microfono? Sai col giro? Ah, se non altro. Mi dispiace se tolgo la giacca, che fuori fa freddo. Ma che cade? Ci siamo delle leggi. Io quasi scommetto che voi date del lei agli insegnanti che vi danno il giù. Sì. E perché? Cioè, non è una cosa che non guarda.
è una cosa non mi quadra mica tanto. Invece, cioè, nel senso che io sono, secondo me non è tanto costituzionale. Però quello che vediamo dopo, se mai. Ci diamo dell'euro? Del noi. Ci diamo del tu. Siete capaci di capire. Poi vedi. Benissimo, allora ci diamo del tu. Quindi come ti chiami? Claudio. Claudio? Claudio dice seguire le leggi, cioè rispettare le leggi. E rispettare le leggi? Come facciamo a sapere se questa parola legalità ha una valenza positiva o negativa? Sapete che vuol dire la legge? Sì. Che anno siete? Se vale come positivo. Tutti e tre. Scusate, un attimo con loro, poi non ne credo più, ma vi serve un po' di importanza anche loro. Sì, un sacco. No, come se ne avesse la ormai siamo già preparati e che esame avete? E cos'è il use di tecnici? Non sapete cos'è il use di tecnici? Ma niente, dai, andiamo avanti. Intanto voi pensate, andate su internet, vedete. Allora, come facciamo a sapere? Rispettare le leggi sono sempre giuste. Dovrebbe. Facciamo un passo indietro. Legalità è una parola bella, poi mi condiziona, si va davanti, è stata in università, cioè non mi condiziona, ma già parlato di loro. E lei che deve provare a dire. Io vedo tu. Vedi che riusciamo, riusciamo anche con voi, magnifico. È una parola positiva o negativa? Legalità. Positiva, sempre. Vuol dire rispetto delle leggi, no? Un paese è legale quando i suoi cittadini rispettano le leggi. Andava bene, voi lo sapete che nel 1947 è morto, cioè non che parla. No, cosa è successo nel 1947? Che alla fine degli anni 30 in Italia sono state introdotte le leggi razziali. No? Le conoscete le leggi razziali? L'Italia era un paese legale se i cittadini rispettavano le leggi razziali. Era una cosa buona o una cosa mica tanto? Era brutta, no? Allora, vedete che legalità è una parola un pochino ambigua, no? Perché si è legali quando si rispettano le leggi, sia che le leggi siano come le leggi razziali oppure che siano come la Costituzione. Costituzionale l'ho fatto. Ma è obbligatorio facoltativo. Per fortuna. No, perché si può fare l'avvocato senza conoscere il diritto costituzionale. Eh sì. Perché non è previsto. È non è obbligatorio nell'esame di Stato. Così come si può anche fare magistrato senza conoscere la Costituzione, perché è eventuale che si faccia una domanda, nel senso che costituzionale almeno forse deve essere cambiato, ma fino a pochissimo tempo fa stava insieme all'amministrativo e tributario, ragione per cui uno poteva avere una domanda di tributario, di amministrativo. Si potrebbe ipoteticamente non conoscere la Costituzione e fare l'avvocato o il magistrato. Mamma mia, che bello. Ecco, come facciamo allora a dare un senso a questa parola, una valenza positiva o negativa? Perché di per sé è neutra, dipende dalla legge. Se la legge è una legge razziale, allora non,
la parola legalità assume una valenza negativa, no? Se il paese è legale vuol dire che fa le cose sbagliate. Se invece la legge dice, per esempio la Costituzione dice che tutti i cittadini sono importanti allo stesso modo, e allora magari è una cosa positiva. No, cioè non voglio entrare nella sua testa, però mi sembrava che stesse pensando qualcos'altro. No, no, allora mi ascolta. Non dica cosa lei ha detto. No, la prova che sta pensando. Cos'è? Mi sentite un po' messi in un angolo, voi che si sbagliano un angolo. Cos'è questo? Com'è che facciamo a sapere quando legalità è una parola positiva che esprime qualcosa di positivo e quando invece legalità esprime qualcosa di negativo? No, quello si lo ricordava, stava pensando. Come facciamo? C'è qualcuno che... Allora, è quando tutte le persone sono uguali, hanno gli stessi diritti e doveri, in quel senso la parola legalità è un senso giusto e non come... Robert dice, ma quando le leggi sono delle leggi che dicono che tutte le persone stanno sullo stesso piano, allora la legalità assume una valenza positiva e invece in caso contrario assume una valenza negativa. Siete d'accordo? Sì. C'è qualcuno che è disaccordo? Può essere. Sentiamo, perché sei in disaccordo? Cioè, te lo senti dentro, secondo te non è mica una bella cosa che... Capito niente. Scusate, ma qui... Vedete, tutti i posti del mondo sono fatti in modo che ci sia qualcuno che parla e gli altri che ascoltano, il che rende difficilissimo dialogare. Anche a scuola è così, vero? Perché? Perché ancora l'idea è quella che ci sia qualcuno che parla e tutti gli altri che stanno a sentire. Ma in questo modo io credo che si faccia fatica a riuscire a capire le cose. Dai, vai avanti. Lo senti dire? Che cosa ti senti detto? Quando la cosa è giusta o no. Sì, ma la domanda mi sembrava diversa. Cioè, di cosa stava parlando? Spero di non capire. Però lo so. Quindi stai sentibile. Se io casco, tu scappi. della parola legalità. Sì. Cosa significa? Cosa significa? Il tuo compagno, Robert, ha detto. No, significa rispetto della legge, no? L'abbiamo già detto. Però rispetto della legge assume significati diversi a seconda che la legge sia buona o cattiva. Per non usare un'altra parola che anche quella è difficile, giusta o ingiusta. No. E quando è che la legge è giusta e quando è che è ingiusta? Robert dice la legge è giusta quando dà a tutti le stesse opportunità. Giusto? Ho tradotto bene? Io ho chiesto allora, siete d'accordo? E tutti hanno detto di sì, qualcuno stava pensando ad altro perché succede, e tu hai detto no, non sono d'accordo, giusto? Allora spiegami perché non sei d'accordo. Perché le realtà, per esempio, quando la cosa giusta... No, non ti sente nessuno. Non basta tenere... Sono stati fatti degli studi particolari e si è scoperto che non basta tenere in mano il microfono per farsi sentire. Te lo senti tu dentro se è giusto o no? Ma magari tu te lo senti in un certo modo e tu come ti chiami? Come ti chiami? Francesco. E Francesco se lo senti in un altro?
Niente, Francesco ha delle difficoltà a svegliarsi il lunedì, perché la domenica, uno si distende e poi lunedì diventa un po' difficile. Anche a me succede. Te lo senti dentro? Te lo senti dentro? Siete sicuri che tutti ci sentiamo dentro la stessa cosa? No, proprio no. Ma proprio no per niente. Anzi, molto spesso, per tantissimi argomenti, noi sentiamo dentro le cose diverse. E magari ci arrabbiamo, litighiamo e così via. Per arrivare quasi al paradosso, voi avete sentito parlare di Hitler. E Hitler si sentiva dentro che tutti dovessero avere le stesse opportunità? No. Ma proprio per niente, anzi, si sentiva dentro che qualcuno non dovesse neanche esistere, se esisteva bisognava farlo sparire. Non ti sembra? Allora, com'è che facciamo a riuscire a capire, no? Il senso di questa parola legalità, se noi ci sentiamo dentro delle cose così diverse. E Robert dice, se le leggi permettono a tutti le stesse cose, sono giuste. E c'è qualcuno che dice no, c'è qualcuno che dice, ah, quelli che vengono da lontano, no, niente. Tornino a farsi creare contro il testo, che a noi qui ci danno fastidio. La nostra Costituzione dice esattamente il contrario. Com'è che facciamo a uscire a capire? Voi che siete poveretti di lavare. Bene. Però io mi complimento perché lei è forse l'unica signora che è riuscita in 2 secondi a trovare il telefono. Veramente, nella borsa, complimenti. Sono ancora aspettato. Stavamo dicendo, voi che siete qua in prima fila, che loro sono avanti, voi dovete fare ancora, chi è in seconda 6 anni per arrivare al loro livello. Che stanchezza. Chi è in terza 5 anni, ma anche lì sono tanti. È un terzo, ma è più di un terzo della vostra vita. Quindi pensate voi come vi ritengono vecchio. È veramente, io sì. E come si fa a riuscire? Come si fa a riuscire a orientarsi? No? Come facciamo? Questa parola legalità che è estremamente ballerina perché ci sta dentro Hitler che faceva le leggi, così come ci sta dentro la Costituzione che dice il contrario di quel che diceva Hitler, di quel che diceva le leggi di Hitler. Com'è che facciamo? Robert, non ci vuoi dare una mano? Fai un'osservazione abbastanza lunga in modo che io possa dissetarmi a sufficienza. In pratica Hitler ha pensato in questo modo perché si sentiva superiore, lui e la razza tedesca, che era, gli diceva che erano discendenti da una razza ariana, e per lui contava il colore della pelle, se era nero era inferiore, erano schiavi, religione e lingua. In pratica su questo si basava il suo pensiero, sì. E quindi voleva sterminare tutte le razze inferiori così rimanevano soltanto gli ariani, sì. Prego, come ti chiami? Poi Hitler voleva uccidere, terminare anche gli ebrei perché avevano acquisito troppo potere e la Germania avevano paura che si impadronirono della Germania. E poi chi è che voleva terminare ancora?
Sì, gli omosessuali. E poi? Gli omosessuali, i singoli, diversamente abili. Non andavano bene molto di liceali. Non andava bene. Lui sterminava anche le persone, i disabili. Anche i disabili. E pure le persone che non erano forti. Perché noi volevamo maggiore. La razza piana. Più forte. Ecco, ma riusciamo a trovare un elemento che ci dica. Riusciamo, è difficile, eh? Qui abbiamo loro che magari ci danno una mano. Ma è difficile, ma proviamo. Riusciamo a trovare qual è la chiave della diversità? Cioè, su che cosa si basa la diversità tra il pensiero di Hitler e il pensiero di Robert, che dice tutti allo stesso livello, tutti con opportunità pari? Che vuol dire, poi, quel che dice la Costituzione, tutti importanti allo stesso modo. Provate a pensarci. Sentiamo. Come ti chiami? Fabrizia. L'esperienza con Hitler è stata, ha causato milioni di morti. Quindi penso che, come non si è andata bene con Hitler, si è provato a incontrare, quindi provare a essere tutti pari. Dice Fabrizia che avete sentito? Sì, anche lei, certo. Sì, no, dice l'esperienza di Hitler ha causato milioni di morti. E allora forse la soluzione è quella di fare il contrario, ma per rendere pari ogni persona, cos'è necessario prima? Ve l'ho detto che è difficile. Io posso stare qui anche fino alle 3:05. Avete avuto una voglia di tornare a scuola? Beh, ve lo dico io. Secondo me il presupposto è riconoscersi. Cioè, se io mi riconosco simile a una persona che ha una pelle diversa, una religione diversa, una... qualsiasi cosa diversa, una possibilità di muoversi diversa. Hitler si riconosceva soltanto negli ariani. E allora diceva, tutti gli altri buttiamo via. Invece il pensiero che hai espresso tu prima è un pensiero che ha come presupposto, cioè che è la conseguenza del riconoscersi tutti come esseri umani, che è quello che fa la nostra Costituzione. E quel foglietto lì mi mette un interrogativo in testa, nel senso che forse è una domanda. E a voi avete tante domande? Cioè, c'è qualcuno che ha una domanda? Se c'è qualcuno che ha una domanda e anche una mano, guarda se ha la mano. Cioè, c'è il soldato lui. Cioè, forse non avete sentito. C'è qualcuno che ha delle domande da fare? Ecco che cominciano a spuntare le mani. Questi quante sono? Cioè, tenetela su un attimo la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, forse 13, 14, 15. 16. No, questo è importante perché ci vuole del tempo per farle e ci vuole del tempo per rispondere. Siccome non sappiamo che ora andiamo via, il tempo ci può portare meno, perché tanto siamo noi che stabiliamo quando siamo qua. Però a un certo punto, secondo me, faremo tutti fatica a seguire, sia io che voi, anche loro più davanti. Allora facciamo che io parlo ancora, cioè, andiamo avanti così ancora per 10 minuti, un quarto d'ora, e poi passiamo alle domande, va bene? Sì. Perché qualche cos'altro ti fa mentire a proposito di legalità? Siamo arrivati alla conclusione che
tutto sta nel riconoscersi. Per cui Hitler sentiva dentro delle cose diverse, perché riconosceva delle persone in un ambito molto più ristretto rispetto a quello che fa la Costituzione, la quale dice, ve lo dicevo prima, però ve lo dico adesso con le parole della Costituzione. Io credo che cominci proprio di lì, la Costituzione. Non comincia, cioè comincia sì, dall'articolo 1, però il principio, il punto di partenza vero, sta nell'articolo 3. Com'è? No, non comincia così quell'articolo lì. Ma tutti dicono che comincia così. Invece non comincia così. Com'è? No, no, è sempre 3. Ma ve ne dimenticate un pezzo, perché tutti se ne dimenticano un pezzo. A cominciare dai posti. Probabilmente. Eh sì. Razza, lingua, religione, eccetera, opinioni politiche e così via. Sono tutte parole che vengono. Diritti di parola è l'articolo 20. Quindi arriva 18 articoli dopo. Però è importantissimo da non uscire. Eh sì. Agli adulti non lo chiedo perché sennò fanno una cosa. Secondo me non lo sa quasi nessuno, ma è una disperazione per me che non lo sappia quasi nessuno, perché è di lì che parte tutto il resto, è conseguenza. Se noi non conosciamo il punto di partenza, come facciamo a capire? Dai, ve lo dico. Dice: tutti i cittadini, che in questo caso vuol dire, hanno pari dignità. Cioè, per tradurlo in parole povere, tutti i cittadini, uno, sono importanti. Cioè, non sono delle nullità, non si possono buttare via, perché sono importanti. E sono importanti ciascuno allo stesso modo degli altri. Che è questa un'affermazione veramente rivoluzionaria? Perché normalmente, invece, la società è stata sempre organizzata sulla base di quel che pensava io. Poi Hitler è arrivato a degli eccessi estremi, però il punto di partenza era non che tutte le persone sono importanti, ma qualcuno sì e qualcuno no. Per esempio, fino al 1946 in Italia, sotto tutti i punti di vista, i maschi erano molto più importanti delle femmine. Cioè, la legge diceva che i maschi sono più importanti. E siccome sono più importanti, soltanto loro, anzi soltanto una parte di loro, possono fare le leggi. E invece tutti gli altri no. Per cui le donne non potevano fare le leggi. E quindi non potendo fare le leggi le facevano i maschi, e i maschi facevano le leggi che andavano bene per loro, e mica per le donne. E quindi, per esempio, se una donna si sposava, doveva obbedire al marito. Il codice civile diceva, sotto il titolo autorità maritale, diceva il marito è il capo della famiglia, al capo si obbedisce. E le donne non potevano fare, oltre che il parlamentare, non potevano fare il giudice. Non potevano fare il poliziotto, il carabiniere, tante cose non potevano fare. Perché? Perché non tutti avevano la stessa dignità. E questa qua era l'idea di Hitler, no? Ma attenzione, l'idea di Hitler è un'idea che risale nei tempi. Noi parliamo di democrazia. A voi hanno insegnato che a Atene c'era la democrazia, giusto? Ma c'è mai stata la democrazia? Attenzione, perché noi delle volte diciamo delle cose che non sono vere, le diciamo con tradizione. C'è mai stata la democrazia da qui? Cosa vuol dire democrazia? Voi lo sapete, anche loro lo sanno. Cosa vuol dire democrazia? Fate bene di stare. Dai, lo sapete o no? No, democrazia.
cioè, vediamo un pochino l'etimologia, sai che devo dire? La provenienza della parola. E allora, democrazia che vuol dire? Chi ha fatto classico? Vuol dire politico. Chi ha fatto classico è anche però studiamo anche. Il governo. Non si crede che significa un casino. Adesso non mi ricordo più la domanda. Eh sì, in Atene, a Atene c'è mai stata la democrazia. Andiamo a sentire. Democrazia è fatto la sola di spettacolo e dei rappresentanti. Ah, bravissimo. Vuol dire che ad amministrare la cosa pubblica è il popolo, siamo tutti noi insieme. C'è mai stata la democrazia ad Atene? Sì. E invece no. Cioè, ci insegnano che c'è stata, ma secondo me, ma si può parlare di democrazia quando... Chi è che faceva le leggi ad Atene? Io. Non i maschi? I maschi? Ma tutti i maschi? No. No? Devono essere cittadini? Dovevano essere liberi, dovevano essere una certa età e dovevano essere anche abili. Quindi ad Atene, noi parlavamo di democrazia, Pericle, cos'era? 461. Quando ha fatto? Qua. Noi ad Atene facciamo così. Che diceva che noi ad Atene siamo tutti uguali, eccetera. Si riferiva a quelle 5.000 persone che avevano il diritto di fare le leggi rispetto a una popolazione che era di circa 300.000 abitanti. Cosa potevano fare le donne ad Atene, nella Atene democratica? Tra virgolette, perché per me non era una democrazia. Poi voi se vi interrogano all'esame e vi chiedono se c'era la democrazia ad Atene, dite di sì, perché sennò vi bocciano. Sì, è così. Della casa dei figli, e basta, dell'oikos, da qui deriva economia. È sempre stato così, la società è sempre stata organizzata come una piramide. Chi è in alto può e chi è in basso deve. La Costituzione rovescia questo modo di stare insieme. Tutti quanti possono e devono allo stesso modo degli altri. Poi c'è un problema, è che la Costituzione può essere effettiva soltanto se le persone la rispettano. E il nostro problema è che noi la Costituzione, a parte che non la conosciamo, comunque non la rispettiamo. E non rispettandola continuiamo a organizzare la società come se non ci fosse. Chi sta in alto può e chi sta in basso può. Senza neanche accorgersi il sistema scolastico, cioè rispettano la tradizione, il sistema scolastico che dice di fatto che alle medie gli insegnanti danno del tu e i ragazzi danno del lei, e risponde alla logica vecchia, non a quella della Costituzione. Secondo me, adesso vi metto un sacco di pulci nelle orecchie, anche il fatto che a scuola ci siano i bagni riservati per il professore risponde alla logica piramidale, non alla Costituzione. Eh sì, perché che senso ha? Cioè, perché? Io non riesco a trovare nessun altro motivo che non consista nel fatto, poi a me non mi invitano più nelle scuole, no? Cioè, ho ancora 2 anni davanti, cioè, ho impegni per 2 anni.
perché poi si arrabbiano, dicono, questo qua cosa vuole? Che viene da via che i nostri danni sono incostituzionali. Ma io mi chiedo, ma dove sta, qual è la ragione? Se non una ragione legata al potere. Capite com'è difficile poi che effettivamente siamo tutti sullo stesso piano se continuiamo noi a comportarci come se la Costituzione non esistesse? La Costituzione comincia di no, dice, tutte le persone sono importanti allo stesso modo. E siccome sono importanti allo stesso modo, allora le loro caratteristiche personali, le loro diversità che possono riguardare il genere, l'etnia, la religione, la lingua, le opinioni politiche, le condizioni personali, che anche questa roba qua nessuno ci pensa, cosa vuol dire condizioni personali? Lasciamo perdere. Le condizioni sociali, tutte le caratteristiche nostre, le nostre peculiarità, le nostre caratteristiche, le nostre diversità non possono essere causa di discriminazione, che è esattamente il contrario di quel che pensavo non soltanto io, ma Mussolini con la fatta delle leggi razziali e prima ancora tutti quelli che hanno governato l'Italia fino ad allora, perché per esempio pensavano che i maschi fossero più importanti del resto. E allora partendo di lì non dice soltanto come conseguenza che allora le nostre caratteristiche non possono essere causa di discriminazione, dice anche in conseguenza che l'Italia è una democrazia. Ma voi potete pensare che la democrazia, e cioè l'amministrazione da parte di tutti, possa essere coerente con l'affermazione che non tutti sono degni allo stesso modo? Cioè, la democrazia è giustificata soltanto come forma di governo, soltanto che pensiamo che tutti sono importanti allo stesso modo. Se pensassimo che qualcuno è importante e qualcuno no, e allora dovrebbero governare soltanto quei pochi importanti, no? Se pensassimo che uno solo è importante, dovrebbe governare soltanto quell'uno importante. E invece, siccome tutti siamo importanti allo stesso modo, allora l'Italia è una democrazia. E siccome siamo importanti tutti allo stesso modo, allora la scuola è aperta a tutti. Cioè tutti possono andare a scuola. E la Repubblica, cioè l'Italia, tutela la salute di tutti. E siccome siamo tutti importanti, allora è esclusa la pena di morte. E siccome siamo tutti importanti, allora l'Italia ripudia la guerra. È quel punto di partenza lì, no? Che giustifica il tutto. E che ci farebbe vivere in un paese in cui tutti avessero le stesse possibilità degli altri, fossero liberi come gli altri, se solo noi la rispettassimo. Calamandrei, non sapete chi è Calamandrei, non lo sapete, neanche voi. Piero Calamandrei è stato uno di quelli che ha scritto la Costituzione, è stato uno di quelli che si è battuto forse più di chi altro per fare in modo che la Costituzione venisse conosciuta. Lui diceva, la Costituzione è come un foglio di carta, io la tengo su con le dita, se apro le dita casca e si può calpestare. La Costituzione è come un'automobile che ha bisogno della benzina per funzionare. Bene, le dita che tengono su la Costituzione o la benzina che si mette nella macchina Costituzione siamo noi. Senza che noi la rispettiamo, la Costituzione non esiste. E quindi siamo qui nella situazione in cui siamo, in cui la corruzione dilaga, in cui si evadono le tasse come niente, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, che se si evadono le tasse e poi non si hanno i soldi per garantire la scuola, la sanità, la sicurezza, la possibilità di muoversi, eccetera, eccetera, eccetera. E allora
per riempire quella parola legalità in un modo positivo, si guarda la Costituzione e la si rispetta. Salvo che a qualcuno non stia bene invece che ci si organizzi piramidalmente. Quello lì può dire no, guarda, a me non piace. Io sono più importante degli altri, oppure io magari sono meno importante degli altri. E quindi mi sembra giusto che non tutti abbiano gli stessi diritti. In effetti non lo dice nessuno, ma tanti lo pensano. Perché io mi chiedo, ma com'è sta storia, questo meccanismo che... io credo che viviamo facendo riferimento al passato. Cioè che alla fine riteniamo giuste le regole che c'erano prima. E allora continuiamo a applicare quelle. A voi piacerebbe che tutti, ciascuno di voi, avesse le stesse possibilità degli altri oppure no? Che in altri termini vuol dire la legge uguale per tutti? Vi piacerebbe o no? Sì o no? Sì, sì. Sei sicuri? C'è qualcuno che ha un fratello minore o una sorella minore? Vogliono alzare le mani coloro che hanno un fratello e una sorella minore? Abbassate pure le mani qui, bisogna... Cioè, io non vorrei che Capri si estinguesse. Perché era poche le mani. Voi che avete un fratello o una sorella minore e a cui piacerebbe che la legge fosse uguale per tutti, quando tornate a casa dopo la scuola il vostro fratello più piccolo sta guardando alla televisione un programma che non vi piace, la fate, concordate, oggi tu, domani io, eccetera. Oppure dai qua il telecomando, se no ti concordo scherzo. Dai qua il telecomando, se no ti do quattro scherze, è esattamente l'opposto di quel che propone la Costituzione. Cioè, mi piacerebbe che la legge fosse uguale per tutti e poi dai qua il telecomando, se no ti do quattro scherze. E allora dipende da voi. Dipende da voi. Io andrei avanti anche delle 7-8 ore ancora per entrare. Però ci sono le domande, quindi passiamo alle domande. E come facciamo per organizzarci? Cominciamo da... Andiamo in su. Da sinistra, da sinistra. Dai, chi è che fa la prima domanda? Senta. Buongiorno. Sono ovviamente del periodo della classe terza A. Volevo solo ringraziarla per essere qui e per spendere il suo tempo questi giovani per appunto diciamo della sua presenza oggi qui. Volevo solo dirvi che abbiamo anche iniziato questo progetto della legalità anche alla scuola primaria, particolarmente anch'io sono andata alla scuola di Tiberio ed è stato diciamo un progetto che è iniziato appunto quando questa scuola è stata intitolata Giuseppe Saglia, che era un cittadino caprese che per far rispettare le regole all'interno del carcere di Poggio Reale perse la vita. Ed è per questo che penso che queste persone diciamo siano comunque un esempio per noi oggi. Anche lei crede che migliorino la nostra vita ogni giorno? Le persone che testimoniano l'importanza della legalità. Sì. Ma io credo di sì. Ma credo anche che sarebbe... Perché... Qui noi abbiamo un problema, adesso parlo per mezz'ora circa per rispondere alla... Cioè, lei è tre piani. Margherita, più dico che parlo, più è contenta. Secondo me, durante il weekend, sicuramente non ha aperto il video. A me viene da parlare proprio del tema delle regole, no? Che le regole sono... un insieme più vasto delle leggi. Le leggi sono un insiemino che sta dentro l'insieme più grande. E mi viene da chiedere. Voi, proprio sotto il profilo emotivo,
no? Cioè di pancia. Se io dico la parola regola, emotivamente vi viene da esultare o vi cascano le braccia? Cioè, vogliamo fare l'esperimento? Io conto fino a 3, dico regola, e voi mi dite se fate, e voi fate, a seconda di quel che sentite, fate yuhu, oppure fate uno, due, tre, regola. Eh sì, non tutti l'hanno fatto perché veramente più anarchici non si può essere. Però chi l'ha fatto ha fatto Mi spiegate perché quando sentite la parola regola vi deve fare? Dai, se strilli ti sentiamo. Perché ci sentiamo limitati, costretti a fare qualcosa. Perché ci sentiamo limitati, e questa è la risposta che sento quasi sempre, no? Limitati, obbligati, perché non possiamo fare quello che vogliamo, eccetera. Giada, ma questa domanda? Dai. Dipende. Da cosa? Da regola. Ma tu hai fatto uo, hai fatto uo, hai fatto però si dipende dalla regola. E quindi quali sono le regole che non ti fanno fare la regola? No, si cominciava da capo. Quando è che è giusta la regola? Come si chiama? Andrea, dai. Da come la sentiamo? E tu quando tu personalmente senti una regola giusta? Quando ti pote... fammi un esempio di una regola che potete sentire. Quando una legge che punisce i ladri. Una legge che punisce i ladri, tu dici a me protegge e mi tutela e mi piace quella legge lì, soprattutto perché non sono un ladro. Giusto? Perché se fossi un ladro, certo. Secondo lei, essendo della magistratura, avendo in mano il potere giudiziario, qual è la pena migliore per i membri della mafia e qual è la pena che adesso c'è? Pensate che io non metterei in carcere nessuno. Io non metterei in carcere nessuno. Cioè, se uno è pericoloso sta da un'altra parte, ma non sta da un'altra parte nelle condizioni in cui sono oggi le persone nelle prigioni italiane. E soprattutto sta da un'altra parte dove siano, però adesso perdiamo il filo. Dove siano rispettati tutti i suoi diritti che non confliggono con la sicurezza della società. Perché in carcere oggi non è rispettato il diritto alla salute, non è assolutamente rispettato il diritto alle relazioni con le persone care, all'affettività, all'intimità, non è rispettato il diritto a uno spazio vitale, tanto che la Corte Europea di Diritti dell'Uomo ci ha condannato recentemente, e via dicendo, e via dicendo, e via dicendo. Sta da un'altra parte, perché se è pericoloso è necessario che non possa svolgere la sua pericolosità, no? Fa male agli altri. Però deve stare da un'altra parte in cui la sua dignità, quella di cui parla la Costituzione, sia comunque rispettata, e dove faccia un percorso al termine del quale possa ritornare a vivere insieme agli altri. Però torniamo un attimino alla storia delle regole, perché io ho cominciato a parlare di quel tema, di regole, quando tu mi hai fatto la domanda. Perché noi le regole le associamo normalmente al sacrificio, no? È qualche cosa che le regole non mi piacciono perché mi limitano. Come dire che se non ci fossero le regole io mi comporterei, chissà, ammazzerei tutte le mattine il compagno di Marco, per dire, no?
Eh sì, oppure non lo so, imbratterei la scuola, oppure che ne so, qualunque cosa. Il che vorrebbe dire che noi non siamo, che noi per essere, che noi non siamo capaci di essere liberi. Perché o siamo imbrigliati, oppure se non siamo imbrigliati, cioè se siamo liberi, facciamo delle cose che danneggiano o noi o gli altri. E allora la regola è associata al senso di sacrificio, alla rinuncia, alla costrizione, che è peraltro esattamente il contrario di quel che dice la Costituzione. Secondo voi i diritti da dove vengono? Cioè che cosa ci dà i diritti? Com'è? La Costituzione. Quindi una regola, no? La Costituzione è una regola. Se non ci fosse la Costituzione non avremmo i diritti. Le regole sono quelle che ci danno i diritti e sono quelle che ci danno la libertà. Però siccome le persone in genere ragionano come i ragazzi che fanno VU, perché se i ragazzi fanno VU è perché gli adulti che l'hanno insegnato, che le regole sono una roba che ti costringe, e allora poi io voglio vedere chi è che spontaneamente osserva le regole quando le regole non gli piacciono, no? È per quello che noi continuiamo a non rispettare la Costituzione. Senza pensare che comunque noi delle regole le rispettiamo. È impossibile vivere insieme senza osservare delle regole. È impossibile. Ma non si può neanche fare una torta di mele senza osservare le regole. Le ricette sono le regole. E non si può prendere dallo scafo, io se non osservassi l'orario, che è una regola, dallo scafo lo perderei. Non potremmo, non dico capirci, perché capirci è una cosa già abbastanza difficile, ma comunicare, cioè, se non osservassimo quella marea di regole che lei sta sbadigliando perché pensando a quanto tempo ci ha messo per imparare queste regole che ancora non le sa del tutto, tanto che dovrà fare un esame per verificare se conosce a sufficienza le regole dell'italiano. Se io dicessi domani andai a Napoli, cosa capite? Domani andai a Napoli, capite niente? Salvo che sia un po' valente. Perché? Perché non capite? Perché io non rispetto le regole. Domani e andare insieme non possono starci. Così come se io chiamassi questa qua che è una poltroncina frittata. Ma ci capiremmo? No. Perché non ci capiremmo? Perché non rispetterei le regole? Non c'è niente da fare, quindi o rispetti queste o rispetti quelle. O rispetti le regole che dicono a tutti la stessa libertà, o rispetti le regole che dicono dai quattro le comando se no ti spari con la faccia. La nostra libertà arriva dalle regole, ma l'insegnamento che riceviamo è esattamente il contrario. Poi a nessuno verrebbe in mente di dire ah, oh, non mi sento libero giocando una partita di calcio perché soltanto il portiere può prendere la palla con le mani. Eh sì, ah, oh, questa regola mi limita, no? Quella regola lì è la regola che ti permette di giocare. E così, uguale, preciso, identico, le regole dello stare insieme. Sono le regole che ti permettono di stare insieme. Che se tu non le conosci, non riesci a stare insieme, non le applichi, non riesci a stare insieme. Salvo che stare insieme... in un modo o nell'altro. Allora, perché dico questo? Perché secondo me, attenzione, è importante, importantissimo guardare agli esempi delle persone che addirittura si sono sacrificate per far funzionare le regole. Ma attenzione, è altrettanto importante guardare il rispetto delle regole in senso positivo, e cioè come fonte le regole che ci danno possibilità. Non associare necessariamente
la regola al sacrificio, perché invece la regola è quella che consente, articolo 21 della Costituzione, a lei di dire quello che pensa. Tutti noi abbiamo il diritto di esprimere liberamente il nostro pensiero. Se non ci fosse quella regola lì, torneremmo indietro di chissà quanti anni. E se non ci fosse la regola che dice che tutti possono avere la religione che vogliono, e se non ne vogliono nessuno, torneremmo al periodo in cui John Locke aveva dovuto scrivere la lettera sulla tolleranza, perché invece allora la religione era imposta. Caspita. Io posso avere la religione che voglio, se voglio averla. Io posso farmi curare se mi ammalo, sempre se voglio. Io posso andare in giro in Italia, da tutte le parti, e non è vietato il confino. Non posso essere chiuso in chi sta a Capri, basta, sta a Capri, basta. E non può arrivare sul continente. Io posso muovere. E io posso radunarmi con altri. Posso. La parola posso vi piace o no? La parola posso ci è garantita dalle regole e noi le regole le guardiamo in cagnesco. Perché? Perché, ripeto, le regole vengono associate, vengono viste soltanto le regole che dicono devi e non le regole che dicono posso. E non si capisce neanche che le regole che dicono devi esistono qui per via della Costituzione soltanto per garantire che esistano regole che dicono posso. Lei può dire quello che pensa perché io devo non tappare la bocca quando parlo. E allora è veramente molto importante l'esempio, la testimonianza di chi ha sacrificato la vita, no? Tanti miei colleghi. In Italia, cioè, non c'è paese del mondo della nostra cultura nel quale siano stati ammazzati tanti magistrati come in Italia. Non ce n'è. Nello stesso tempo, però, non pensiamo che le regole abbiano come necessaria conseguenza un sacrificio di questo tipo. Pensiamo che le regole servono qui, con la nostra Costituzione, a liberarci. Altra domanda. Dai. Quanta corruzione c'è in Italia? Cioè, come misura 7.000 quintali. No, ce n'è tanta, veramente tanta. Attenzione, perché noi vediamo la corruzione delle persone, questo mi regge, no? Facciamo una scommessa. No, però non vorrei approfondire. No, noi generalmente vediamo la corruzione è una prerogativa dei politici, magari dei magistrati e poi di nessun altro. Invece la corruzione è estremamente diffusa a qualsiasi livello, è un disastro. I vertici sono corrotti perché corrotta la base, perché c'è il salumiere che fa fare la spesa gratis al vigile urbano, il quale, per contraccambiare, non controlla la bilancia. E c'è l'ispettore del lavoro che non si accorge che nel cantiere mancano le cinture di sicurezza, le scarpe antiscivolo, gli elmetti, e in cambio riceve una bustarella. E c'è l'infermiere che prende 200 euro dall'impresario di pompe funebri e in cambio gli dà la notizia in esclusiva delle morti delle persone che stanno in ospedale.
eccetera, 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 eccetera. Ce n'è proprio tanta l'improvvisazione. E secondo me, per riuscire a marginalizzare la corruzione, per metterla in un angolo, perché scomparire non scomparirà mai, però dipende, no, da quanto è diffusa, se è poco diffusa, vabbè. È necessario, mica tanto fare i processi, ma è necessario cercare di cambiare il modo di pensare. Perché fino a quando noi pensiamo che la corruzione, sì, vabbè, se la fanno gli altri, però se sei in una condizione, vabbè, si può. E allora continuerà a essere difficile. Sarebbe necessario, vedete, in Italia ci sono, e ci sono tanti omicidi, 500-600 all'anno, non sono pochi. Però sono uno ogni 100.000 abitanti. Altrove, in tanti paesi, ce ne sono molto, molto, molto di più. Negli Stati Uniti d'America, facendo la proporzione del numero degli abitanti, ci sono tanti, ci sono 5 o 6 volte gli omicidi che ci sono in Italia. Perché in Italia si ammazza meno? Perché io credo che gli italiani in genere, poi quelli che no, ma in genere gli italiani pensano che ammazzare un altro non sia una bella cosa. E siccome pensano che non sia una bella cosa, allora generalmente non ammazzano. Dovrebbe essere così anche per la corruzione. Nel momento in cui penseremo tutti che la corruzione non è una bella cosa, la corruzione si abbasserà. Ma come facciamo a arrivare a pensare che la corruzione non è una bella cosa? Bisogna ragionarci sopra. Un po' quello che stiamo facendo adesso. Altra domanda. Dai, uno dei due, non so, hanno alzato prima la loro. Hanno ricevuto minacce? Io? Dai, sì, ma guardate, io ho avuto per 20 anni la scorta, dal 1981 al 2001 ero tutelato, giravo con la macchina blindata, l'autista, carabinieri, eccetera. Però, ma qualche minaccia, vabbè, ma non è, vedete che sono ancora. Le minacce generalmente sono fatte per farci assumere un determinato comportamento. E tante volte uno ti minaccia su non fai quello che ti ordina di fare il minacciante e si arrende molto spesso, delle volte ammazzare. No, io non è che mi ricordi di minacce, sì, ma ce ne saranno state, qualche lettera, qualche roba del genere. Vabbè. Invece posso dirvi che io quando a Milano il 19 marzo del 1980 hanno ammazzato Guido Galli, che era un giudice istruttore, come ero io il giudice istruttore. I terroristi hanno ammazzato Guido Galli lì, porca miseria, che paura. Perché hanno motivato l'assassinio dicendo che siccome lui stava cercando di riorganizzare l'ufficio e questo impediva che emergessero le contraddizioni dello Stato imperialista, allora era necessario ammazzarlo perché organizzava l'ufficio. E io stavo facendo le cose insieme a lui per riorganizzare l'ufficio, e ho avuto un periodo in cui pensavo proprio di ammazzarsi. Altra domanda. E adesso dai. Alleggia il microfono. Aspetta un attimo che ti do il microfono. Giada, cioè. Scontino una pena troppo leggera per gli altri che hanno commesso, quindi come può succedere questa? C'è abbastanza una contraddizione. Cos'è che succede? Allora, in Italia, se una persona è colta sul fatto, è colta mentre commette un reato, si dice generalmente in flagranza di reato, viene processata subito perché le prove sono evidenti, no?
aspettano che sei avvocato, una macchina, da ministro, sei un testimonial, eccetera. E molto spesso questa persona viene arrestata, processata in stato d'arresto e praticamente sconta la pena subito. Se invece tu commetti un reato che richiede degli accertamenti difficili, complessi e tutte queste robe qua, beh, o stai fuori da subito o se no magari scadono i termini, eccetera, la sentenza viene molto più in là e una volta che è arrivata la sentenza cominci a scontare la pena da quando la sentenza è definitiva, delle volte arriva che il reato già prescritto e così. Perché è sempre la solita storia. La Costituzione dice che tutti noi siamo uguali davanti alla legge. E poi però magari non è così perché noi non rispettiamo la Costituzione. Dai, altra domanda. Giada. Cioè, là. Poi dopo. Ultimamente nel programma Porta a Porta di Bruno Vespa si è dato spazio a un figlio di un grande mafioso. Secondo lei è opportuno... Ci diamo del tuo o ci diamo del lei? Uguale. No, guarda, prima stabilite davanti alle città. Ma vado a vedere, se no mi sento troppo vecchio. Secondo te è opportuno, visto le grandi polemiche? Sì, allora, io vi dico qual è la mia opinione. Io sono dell'idea che l'articolo 3 della Costituzione vale comunque. Cioè, tutti i cittadini hanno pari dignità. Quindi io sono dell'idea che l'articolo 21 della Costituzione sia giusto. Tutti possono esprimere liberamente il loro pensiero. Secondo me sì, dopo... Attenzione, io non ho visto l'intervista. E poi dipende anche da come ti metti in relazione con le persone. Cioè, si può fare un'intervista molto condiscendente oppure si può fare un'intervista che contesta molto, che sottolinea, no? Mette in evidenza quali sono le contraddizioni, quali sono le cose che possono turbare e così via. Però secondo me il principio deve essere quello, non che tutti possono esprimere liberamente il proprio pensiero, meno questo, quest'altro, 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 secondo me no. Allora lì però, ribadisco, sottolineo, è importante il senso, il contenuto, la modalità della relazione. In Italia, secondo me, è abbastanza raro che l'intervistatore contesti all'intervistato quelle che sono le cose che nell'intervista possono essere contestate, no? Cioè è molto difficile che il giornalista faccia presente a chi è intervistato come stanno le cose. E allora poi l'intervista può diventare, invece che un'intervista, una sede in cui diffondere delle idee senza contraddittorio, e quello a me sembra che non vada bene. Altra domanda. Dai, che lui l'ha alzata almeno 75 volte e gli fa male il braccio. Hai niente da fare. A me è avuto paura durante le tue inchieste. L'ho detto prima. Ho detto prima che ho avuto paura quando hanno mandato i Galli, che faceva... È stata praticamente... Poi qualche paurina ogni tanto succede, ma ovvio da niente. Invece lì sì. Dai. Occuparsi della legalità è un sogno che voleva realizzare da tempo. Beh, io ho fatto il magistrato, io mi sono iscritto a giurisprudenza perché volevo fare il giudice. Quindi ho scelto quando stavo al liceo di fare il giudice.
perché pensavo che fosse assolutamente, che fosse una cosa molto utile verificare se le persone rispettano le regole. Volevo fare qualcosa di utile, mio papà faceva il medico, era una professione bellissima, non volevo fare il medico, ho trovato, mi sono indirizzato verso. Dopodiché, secondo me, oggi, dopo aver fatto 33 anni di magistratura, penso che sia ancora più importante, rispetto a verificare il rispetto delle regole, educare al rispetto delle regole, cioè fare qualcosa prima piuttosto che fare qualcosa dopo. E allora mi sono dimesso dalla magistratura per questo, perché penso che sia importantissimo parlare, soprattutto con i ragazzi, perché gli adulti è difficile che cambino idea, invece i ragazzi è estremamente più facile. Soprattutto con i ragazzi, del perché delle, insomma, le cose che abbiamo fatto fino adesso. Altra domanda. Però c'è lui che, poveretto, gli sta cadendo il braccio. Attenzione, il braccio si sta sfidando. Continuando a muovere. Ma niente da fare. Adesso poi vengo. Dai. Forse può capitare che una persona che viene dall'estero in Italia a volte potete commettere un reato, che, cioè un reato che secondo le nostre leggi è definito così, ma questa persona si potrebbe difendere dicendo che nel suo paese non è un reato, oppure che nel momento in cui è venuto in Italia doveva adattarsi alle nostre leggi? La seconda idea. Cioè, una volta in Italia tutti devono rispettare la legge italiana. Dai, a lui. Nella sua carriera di magistrato, qual è l'esperienza che è rimasta maggiormente impressa? È difficile da dire, perché se tu fai il magistrato per bene, qualsiasi caso deve avere la stessa importanza. Allora, magari cioè, ci sono degli episodi, non lo so, sicuramente quando abbiamo scoperto le carte della P2 siamo rimasti, insomma, era una roba assolutamente impensabile, no? Mani pulite quando abbiamo scoperto quanto fosse un sistema la corruzione, certo sono cose che restano molto impresse nella memoria, però ti può restare impresso. Io la prima non facevo ancora il magistrato, facevo il praticante procuratore legale. Una delle prime cause che ho fatto come praticante è stata difendere una signora che aveva preso una multa perché non aveva messo il listino dei prezzi delle bevande esposto. E me lo ricordo, anche se era una cosa minima, perché devi prestare la stessa attenzione a qualunque causa, a qualunque processo, a qualunque indagine, perché si tratta poi di decidere delle persone, no? Della vita, di come vivono la vita le persone, è importante. Dai, vai. Prego. Come può la scuola riuscire ad educare più efficacemente alla lealtà e alla legalità in un contesto complessivo in cui i messaggi che arrivano dalla famiglia e persino dalla politica sono di segno opposto? Ma secondo me, purtroppo, molto spesso arrivano messaggi di segno opposto anche dalla scuola. E quindi il problema è proprio quello lì. Il problema è, io vi dicevo, parlavo prima, no, di come si è messi qui, questa non è una scuola, ma nelle scuole è lo stesso. C'è la cattedra a scuola, io le cattedre le sposterei tutte, le metterei in un bel museo. Così era la scuola. E invece un tavolino qua, in cui c'è un registro, ci sono le cose, si appoggiano le cose che servono. E basta. Perché la cattedra è proprio un segno. Qui sta il potere e lì no. È un po' come i bagni riservati. E allora, siccome qui sta il potere, i ragazzi, generalmente, poi ci sono tantissimi bravi insegnanti che fanno diversamente, no? E attenzione, questo deriva dal modo di aver fatto la scuola sempre, non si può pretendere che oggi gli insegnanti si comportino in un modo diverso. Cioè, si può suggerire,
E poi, però, caspita, guardate, cambiare le abitudini è difficile. Allora però succede che di fatto, a parte tutti i bravissimi insegnanti che ci sono, sicuramente i vostri saranno dalla parte di quelli bravi, perché per forza se no non si farebbe queste cose, che di fatto il rapporto tra insegnante e ragazzi è un rapporto per cui l'insegnante dice delle cose, il ragazzo non può discutere le cose che dice l'insegnante, deve riportargliele uguali, precise, identiche il giorno dopo, due giorni dopo, tre giorni dopo. Per cui, poi, la Costituzione dice che noi è necessario che siamo educati alla libertà. Ma per essere educati alla libertà è necessario il confronto, perché libertà vuol dire spirito critico, capacità di avere una propria opinione. E invece in questo modo... Dai, altra domanda. Se ho risposto abbastanza a questa, che non è la... Ho risposto abbastanza. Dai, chi me la fa? Ho risposto abbastanza, no, dai. Ma quindi come si può riuscire a aiutare i ragazzi? Sapete che cosa c'è? Che si muore. Eh sì, per cui il tempo passa e le persone, in realtà abbastanza presto, ma anche quelle che lavorano oggi, che non sono in pensione, diventano vecchie e poi muoiono. E intanto voi crescete. I cambiamenti dipendono moltissimo dal cambio delle generazioni. Io ho fatto le elementari, 46, 52. Ho cominciato nel 52, 1952. I miei insegnanti, in che clima, dove si erano tornati? Tutti sotto il fascismo. Necessariamente. E allora loro, com'è che bene o male, no? C'erano anche quelli che in Italia, fino al momento in cui la guerra ha cominciato ad andare male, erano tutti fascisti. E poi basta, soltanto qualche rimasto buio, due. Improvvisamente per miracolo si sono trasformati tutti. Però l'educazione loro era stata quella. Il giusto e lo sbagliato che gli era stato messo dentro era il giusto e lo sbagliato del fascismo. Okay. Poi, insomma, tu cresci e crescendo un pochino ti allontani, no? Perché no, la generazione successiva di insegnanti non è stata formata sotto il fascismo, però è stata formata di insegnanti di chiunque, no? Di magistrati, di bandieri. Però è stata formata da persone che arrivavano di là e allora progressivamente ci si allontana e si cambia un po' la cultura della testa. E noi dobbiamo avere un po' di pazienza perché siamo degli esseri umani, gli esseri umani sono lentissimi a cambiare le cose. Per abolire la schiavitù formalmente ci sono voluti millenni. La schiavitù è stata abolita negli Stati Uniti col 13° emendamento alla Costituzione nel 1865. Vuol dire che per quasi 90 anni la Costituzione americana e la schiavitù hanno convissuto. In Italia, per smettere di dire da parte della legge il marito è il capo della famiglia, ci sono voluti 27 anni dall'entrata in vigore della Costituzione. 1948 entra in vigore la Costituzione, 1975 si cambia quella regola lì. Però più ci diamo da fare, più i cambiamenti si verificano. Okay. Altra domanda? Dove? Sì. Lei è stato magistrato per tanti anni, quando il giudice non è sicuro se la persona è colpevole o innocente. Assolutamente. Se non è sicuro se è colpevole o innocente,
la assolve. Perché per condannare una persona bisogna essere sicuri che sia colpevole. E non è che sia un procedimento interno questo qua, no? Cioè, il giudice poi deve dire nella sentenza, la sentenza è i motivi per cui la persona è stata condannata o assolta. Cioè, non è che uno dice, ma quello lì, guarda, da come guarda è innocente, no? Eh no, ci vogliono le prove. Ma se, lo dice sempre la Costituzione, le prove non danno la certezza della colpevolezza, bisogna assolvere. Altre domande ce ne sono? Qua. Ma il microfono non è che serve a te, serve agli altri. Anzi, da. Il magistrato, quando si trova davanti a un imputato, ha due imputati che hanno fatto lo stesso caso, cioè hanno fatto lo stesso reato, e gli deve decidere una pena. Può dare due pene diverse, comunque le regole sono oggettive, però le persone che commettono un'azione sono soggettive, quindi c'è anche lo stesso passato. Vedrai che c'è un articolo del codice penale, che è l'articolo 133, che stabilisce quali sono i criteri per determinare la pena. Le leggi stabiliscono per qualsiasi reato un minimo e un massimo di pena. Entro questo minimo, entro questo massimo, il giudice decide in base ai criteri stabiliti dall'articolo 33, che sono per esempio l'intensità del dolo, cioè quanto volevi commettere reato, o il grado della colpa, quanto sei stato negligente, cui poi si è verificato il fatto, la vita precedente, il comportamento processuale, eccetera, eccetera. E poi ci sono le attenuanti e le aggravanti, l'articolo 62 e l'articolo 61, che dicono quando la pena deve essere attenuata e quando la pena invece deve essere aggravata. E così. Altre domande ne avete? Prego. Per esempio, una regola che io cambierei immediatamente è quella che riguarda la cittadinanza. Secondo me tutte le persone che nascono in Italia dovrebbero essere cittadini italiani, a prescindere dal fatto che i loro genitori siano italiani o stranieri, per esempio. Ma anche nella Costituzione io cancellerei immediatamente l'articolo 7, perché l'articolo 7 della Costituzione non è in sintonia con il resto della Costituzione. È quello che mette la Chiesa Cattolica in una posizione particolare rispetto alle altre religioni. E poi io modificherei l'articolo 22, che è quello che dice che la cittadinanza, il nome e la capacità giuridica non possono essere tolte, perse, per motivi politici. Io lo cambierei perché secondo me la cittadinanza, il nome, non possono essere mai persi, non dovrebbero poter essere mai persi. Poi di fatto è così, però, che la Costituzione lo dice. E poi modificherei gli articoli che non prevedono che esista una divisione, oltre che dei poteri tradizionali, legislativo, esecutivo e giudiziario, anche del potere finanziario e del potere di informazione, per dirne tre che mi sono venuti in mente. Se ce ne sono ancora, però senza, cioè, se ce ne sono ancora, bene. E se no, passiamo. Eh?
alla seconda parte. Grazie a voi. Passiamo quindi alla seconda parte del nostro incontro, quello in cui sostanzialmente procederemo alla premiazione di tutti coloro che hanno partecipato al bando di concorso sui diritti sociali e poi riconoscendo alla fine le regole del gioco, le regole del gioco sono queste, le conoscevamo all'inizio e le conosciamo anche adesso, cioè quello di sostanzialmente procedere poi a una selezione di quelli che abbiamo ritenuto i compiti, non i compiti migliori, noi non siamo qui a giudicare nessuno, i vostri professori lo sanno fare molto meglio e più appropriatamente di noi, semplicemente ci siamo limitati a la differenza l'ha fatto, diciamo, l'emozione che in più ci sono riusciti a trasmetterci quelle cose. Io vorrei passare appunto la parola ad Antonio che è stato nostro supporter in questa attività e lo ringrazio della società operaria e andiamo avanti. Innanzitutto, buongiorno. Buongiorno. Tutti mi conoscete, no? Sono fresco dalla uscita dalla scuola. Volevo dire che tutti gli elaborati sono da lodare, perché innanzitutto hanno dimostrato la conoscenza dell'argomento. E quindi la conoscenza presuppone lo studio dell'argomento proposto. E di questo va dato ovviamente, devono essere ringraziati i docenti. Io so bene come si lavora perché un alunno possa scrivere un elaborato, che non è semplice. Noi abbiamo proposto un argomento ricevendone una risposta significativa. Ovviamente c'è chi l'ha elaborato in maniera più organica, più completa. Abbiamo a volte chiuso un occhio sulla mancanza di un apostrofo o qualche... Ovviamente il mio passato recente di insegnante mi faceva subito balzare così per intervenire, però l'abbiamo trascurato e abbiamo, come dire, privilegiato, dato... È un po' imbarazzante scegliere degli elaborati che magari siano, però come ha detto Paola, ci hanno colpito quelli che sono riusciti a far divenire la semplice enunciazione dei diritti sociali, qui metteva l'argomento, filtrandolo attraverso le esperienze di vita, a volte personali, che ci hanno toccato. E quindi eliminando quella distanza che c'è tra la semplice enunciazione dell'argomento, del diritto, e la vita di giorni, come essi si esplicano, vengono riconosciuti appunto nella quotidianità. E quindi di questo siamo grati, di averci quasi di aver colmato la distanza che c'è tra questo mondo e le vostre esperienze. E quindi avvicinato ulteriormente a voi. Adesso penso che procediamo alla consegna delle pergamene a tutti i partecipanti, poi ci saranno questi riconoscimenti a tre degli elaborati. Che in maniera molto semplice racconta la storia della società operaria Italia. Il nostro auspicio è che quello pubblicato nelle vostre case e che possiamo domani anche ricordare questa esperienza che abbiamo condiviso e all'interno della quale c'è, cioè, la nostra fiducia e quello che possa aver lasciato nel vostro ricordo, nella vostra formazione, un qualcosa di significativo. Allo stesso modo, quello che questa chiacchierata ha lasciato certamente un segno molto importante nell'esperienza di cui, con un'attenzione e gratitudine, abbiamo ascoltato le parole del dottor Pugliese. Allora, Abuzzo Claudio. Assente. Anastasio Alice. Grazie.
segnare. Abusiamo della sua presenza. Prego. Allora, acqua fioretta. Acqua fioretta. E tu? E Luigi Vanacore. E Gian Mattia Tortorielli. Martino.
alla fine. Giacomo De Martini. Lorenzo D'Angelo. Giulia Pia Paolo. Benito Galasso. Daniele Fiore. Sveva Di Sarno. Lucia Ottavia Caterina. Francesco Buono. Giordana Stajano. Davide Diana. Il terzo classificato è Luigi Cagliari. Elaborato in maniera chiara ed organica, illustra l'importanza dei diritti sociali fin dalla nascita della Carta Costituzionale. Ben evidenzia la loro funzione nella vita dei figli. Il secondo classificato è Fabrizia Salvo. La nonna, dopo aver delineato con chiarezza la funzione dei diritti sociali nella società italiana, si sofferma in maniera personale, da tratti spiritosa, sul diritto all'istruzione, arricchendolo con esempi della storia dei nostri tempi, della sua esperienza di vita. Soprattutto quando dici che mentre leggevate, ascoltavate, alcuni compagni dicevano, come dicevano, ma non sono contenti di non andare a scuola. L'alunna presenta l'argomento filtrandolo attraverso la sua personale esperienza. Ci conduce con il suo sguardo ad osservare come attraverso una lente di ingrandimento gli aspetti fondamentali della salute e della sua tutela. Grazie. Grazie a tutti.
State bene e buon futuro a tutti.